Gentili spettatori, buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Luigi Pastena di Battipaglia, 19esima giornata del campionato di eccellenza Girone B tra Battipagliese e Costa d'Amalfi. Dopo il terremoto interno avvenuto alla Battipagliese con le dimissioni del presidente Palmentieri, un nuovo staff societario con il presidente Mario Pumpo, il direttore sportivo Carmine Guariglia e il mister nuovo Gerardo Viscido. Le squadre hanno fatto adesso l'ingresso in campo, la Battipagliese indossa la casacca bianconera con pantaloncini neri, calzettoni neri, il Costa d'Amalfi invece pantaloncini e maglietta blu, calzettoni blu. Gli arbitri dell'incontro, il signor Decimo di Napoli, il primo assistente, il signor Di Meglio, sempre di Napoli, il secondo assistente, il signor Scarpa di Nocera Inferiore. Le formazioni, il Costa d'Amalfi gioca con Faggiano, Cantilena Palumbo, Vitiello Raffaele, De Luca Vigorito, Vitiello Luigi, Di Landro, Marino, Marino, Mascolo, Ferrara. In panchina, agli ordini di mister Contaldo, il numero 12 Napoli con il 13 Lettieri, 14 Criscuolo, 15 Catalino, 16 Var, 17 Pommella e il numero 18 Di Crescenzo. La Battipagliese invece gioca con Antico, Consiglio, Impesia, Diletta, Criscuolo, De Giorgi, Manzo, Troiano, Campione, Guerrera, Rago. In panchina, agli ordini appunto di mister Gerardo Viscido, Gravagnone, Rocchino, Toscano, Giuliano, Di Lascio, Contieri e Cappelli. Inutile dire che questa è un vero spareggio salvezza tra la Battipagliese e il Costa d'Amalfi. La Battipagliese è terzultima con 17 punti, il Costa d'Amalfi ne ha uno in più, ne ha 18. Quindi importantissima questa gara, i portieri Antico con la maglietta totalmente rosa, i pantaloncini e i calzettoni neri, mentre Faggiano indossa una maglietta completamente bianca con una casacca arancione a coprire la maglietta. Siamo quasi pronti a dare il via, gli ultimi controlli del signor Decimo di Napoli, c'è qualcosa che non va alla panchina della Battipagliese, vediamo un attimino, c'è forse la rete della porta difesa da Antico bucata, la Battipagliese attaccherà dalla destra verso la sinistra dei vostri teleschermi. Non ha ancora inizio la gara perché c'è questo problema alla rete della difesa da Antico della Battipagliese. Si parte con il Costa d'Amalfi che fa girare subito palla, la palla arriva a Palumbo, l'appoggia verso il Marino, la palla viene intercettata da Criscuolo, però ancora nel cerchio del centrocampo il Costa d'Amalfi recupera palla, Guerrera si gira, può servire Rago, il numero 11 lancia in avanti a cercare Campione che di testa la spizza verso Troiano e in anticipo il numero 2 Cantilena, la palla viene messa in fallo laterale, rimessa con le mani per la Battipagliese. Sarà lo stesso Giuseppe Rago a rimettere la palla in gioco con le mani. Riceve Troiano attaccato da Cantilena, al problema di girarsi, la palla fuori ancora per Manzo, il cross troppo lungo per Campione, intercetta la palla Palumbo, lancio in avanti per Marino, la palla viene toccata da Impesi, torna nuovamente indietro il Costa d'Amalfi. Sta per perdere palla il numero 6 Vigorito, poi la palla dietro a Faggiano che può rinviare lungo con i piedi. Palumbo riesce a mantenere la palla in campo attaccato da Impesi, sfortunato il numero 2 della Battipagliese, anzi non il numero, scusa, il numero 3 della Battipagliese nel contrasto, il lancio in avanti a cercare il numero 9 Marino. Chiudono Criscuolo e De Giorgi, poi consiglio la palla indietro. Rago. Rimessa con le mani per il Costa d'Amalfi. Primi minuti di studio per entrambe le squadre, come giusto che sia. La palla viene recuperata da Consiglio che la può giocare indietro verso il capitano della Battipagliese Emilio Criscuolo, servito Francesco De Giorgi,
può avanzare il centrale della Battipagliesella, lancio in avanti a cercare Troiano, bravissimo qui Cantilena da anticipare Troiano e con la testa appoggiare a Fagiano. Palumbo all'indietro verso Vigorito, può servire ancora all'indietro Fagiano che cerca in avanti Mascolo, vediamo se ci arriva di testa, non ci arriva di testa De Giorgi, la palla viene mantenuta in gioco, poi Adiletta attaccato dall'esterno del Costa d'Amalfi, deve liberare Impesi lanciando in avanti per Campione, la palla è troppo lunga ancora Vigorito, la fa sua ancora la Battipagliese con Troiano, si deve fermare Guerrera, ancora Troiano, il cross del numero 8, la palla viene deviata però riesce a mantenerla in gioco Palumbo, attaccato da Campione, serve Mascolo attaccato da Impesi, ancora indietro per Vigorito, buon inizio della Battipagliese, buona pressione, esce però bene il Costa d'Amalfi, ancora con Palumbo, il lancio in avanti a cercare Ferrara, anticipato da Rago, la palla per Troiano, si gira il numero 8 della Battipagliese, poi deve fermarsi aspettando l'aiuto di Manzo, la palla arriva ad Adiletta, può aprire per Impesi, servito il numero 3 della Battipagliese, De Giorgi ancora per Adiletta, serve Guerrera, si spinge davanti anche Consiglio, però Guerrera trova Impesi libero che stoppa la palla, la può mettere in mezzo il 2000 della Battipagliese, il cross è basso intercettato da Raffaele Vitiello, il contropiede del Costa d'Amalfi, il lancio a cercare Ferrara è troppo esterno, sarà rimessa con le mani ancora per la Battipagliese, Rago per Consiglio, Guerrera, servito Criscuolo che ha campo e quindi può avanzare, palla al piede, il numero 5 della Battipagliese, De Giorgi, il movimento di Adiletta ma viene servito ancora all'indietro il capitano, Consiglio, Troiano, apre ancora per Pasquale Impesi, aspetta l'aiuto di De Giorgi, invece il cross all'indietro ancora di testa, attenzione perché la Battipagliese è nel rigore, Campione e il palo della Battipagliese, la Battipagliese al quinto minuto del primo tempo, occasionissima il cross di Impesi per Edmondo Campione, il tiro di Campione e il palo colpito dalla Battipagliese. Sarà rimessa in gioco con le mani per la Battipagliese, Consiglio all'indietro per Guerrera, quinto minuto, prima occasione per la squadra di mister Gerardo Viscido, Criscuolo, De Giorgi ancora per Criscuolo, Guerrera cerca Rago, interviene Ferrara, poi perde palla ancora il Costa d'Amalfi, il tiro di Troiano ribattuto, la palla viene verso Rago che la lascia scorrere in fallo laterale. Manzo tocca la palla indietro ancora per Consiglio, per Guerrero, ancora libero Pasquale Manzo, si gira e apre per Impesi, però il passaggio è troppo corto, interviene Palumbo, la palla viene recuperata ancora dal Costa d'Amalfi con Luigi Vitiello verso Fagiano, il rinvio in avanti a cercare Ferrara, Ferrara l'appoggia dietro per il numero 3 Palumbo, recupera ancora la palla la Battipagliese con Rago, serve all'indietro Guerrera, il cross per Campione di petto, Cantilena la mette sui piedi di Fagiano, ancora Cantilena avanza, palla al piede, il lancio in avanti a cercare Mascolo, lo intercetta e capisce tutto De Giorgi, riesce ancora a recuperare la palla Cantilena che la deve rigiocare indietro a Fagiano.
Il rinvio in avanti di Faggiano a cercare Marino di testa, la riesce a spizzare il numero 9, interviene Rago, alza la palla, ancora Marino la intercetta, bravissimo qui Adiletta a toccarla per Criscuolo, Impesi perde palla, attaccato dal numero 4 Vitiello Raffaele, avanza ancora il Costa d'Amalfi con Mascolo che viene verso l'interno, il tiro di Mascolo e la parata facile di Gabriele Antico. Timida risposta del Costa d'Amalfi al settimo minuto di gioco, il tiro di Mascolo e la parata di Antico. Fa girare ancora palla la Battipagliese con Criscuolo, serve De Giorgi, apre per Stefano Consiglio, arriviene incontro Troiano, si gira, può servire Manzo, invece decide di giocarla su Impesi, indietro per Manzo, viene verso il centro, il centrale della Battipagliese, Troiano per Campione, 1-2, la palla però vi arriva ancora a Pasquale Manzo, si deve fermare, serve ancora Adiletta che ha spazio, può servire Impesi, troppo largo il passaggio e c'è fuori gioco da parte di Pasquale Impesi, si riprenderà con un calcio di punizione per il Costa d'Amalfi. Siamo arrivati quasi al nono minuto del primo tempo, 0-0 ancora tra Battipagliese e Costa d'Amalfi, con la Battipagliese che ha colpito un palo con Campione e la risposta del Costa d'Amalfi con Mascolo, la parata di Antico. La Battipagliese recupera palla con Rago, Adiletta per Guerrera, all'indietro per Criscuolo, ancora per Marco Adiletta. Può giocarla su Manzo, invece la gioca su Campione, il tentativo di servire lo stesso Manzo di Campione, il passaggio è troppo lungo, facile per la difesa del Costa d'Amalfi. Viene attaccato ancora Vigorito, il lancio in avanti per Palumbo, sbaglia il numero 2 del Costa d'Amalfi, Consiglio per Adiletta, può servire De Giorgi, lo serve con un attimo di ritardo, la palla arriva sui piedi del numero 6 della Battipagliese che poi serve all'indietro Criscuolo, Consiglio fa girar palla la Battipagliese per provare a far uscire il Costa d'Amalfi, ancora Troiano, serve Guerrera, il lancio per Impesi, si avvicina Manzo, si sovrappone il numero 7, Impesi perde palla e c'è calcio di punizione per la Battipagliese, il fallo subito da Pasquale Impesi. Sulla palla vediamo Manzo e Guerrera, dovrebbe essere Pasquale Manzo a battere questo calcio di punizione. Il tiro verso la porta di Manzo ed è fuori gioco ancora stavolta di Consiglio. Si riprenderà con un calcio di punizione per la Battipagliese. Chiedo scusa, per il Costa d'Amalfi. Guerrera riesce a recuperare palla, servendo prima De Giorgi e poi Criscuolo, avanza Stefano Consiglio, palla al piede per Giuseppe Rago, c'è centrale e riceve ancora Guerrera, il tentativo di servire Troiano, entra in area di rigore numero 8, si ferma, serve troppo lungo Manzo, si ripartirà con la rimessa da fondo campo per il Costa d'Amalfi.
Il rinvio lungo di Faggiano colpisce Rago di testa, la tocca all'indietro per Consiglio che poi serve ancora Criscuolo per Marco Adiletta, apre per Francesco De Giorgi, servito Guerrera all'indietro per Criscuolo, la Battipagliese continua a far girare palla, il Costa d'Amalfi è tutto, quasi tutto dietro la linea della palla e la Battipagliese ha difficoltà nel trovare spazi nelle maglie difensive del Costa d'Amalfi. De Giorgi per Criscuolo, ancora Consiglio, forse qui la Battipagliese deve aumentare il ritmo dei passaggi, il tentativo di servire Campione troppo lungo, esce e para facilmente Faggiano, apre per Vigorito che subisce fallo da Pasquale Manzo. Ancora un rinvio lungo di Faggiano di testa, Criscuolo ha la meglio su Marino. Impesi sbaglia il passaggio, serve il numero 3 della Costa d'Amalfi, poi avanza ancora il Costa d'Amalfi, qui bravissimo Di Landro a portar palla, sì, poi la perde il Costa d'Amalfi, Manzo può servire Impesi, largo, sta arrivando il numero 3 della Battipagliese, restituisce la palla ancora a Pasquale Manzo, dietro per De Giorgi. Guerrera, Criscuolo, Consiglio. Ancora per Ciccio Guerrera, si fa vedere Marco Adiletta, serve De Giorgi. Il tentativo di servire Troiano è troppo corto, la Battipagliese comunque recupera palla sempre con Marco Adiletta, può servire Guerrera, si fa vedere Rago ma Guerrera giustamente serve Consiglio. Troiano si ferma e deve tornare indietro l'attaccante della Battipagliese, poi ancora per De Giorgi che supera il primo diretto avversario, poi serve ancora Manzo, anzi era Guerrera, Consiglio può aprire immediatamente per Rago, vediamo se si muove Troiano, la palla ancora per Guerrera, adesso per Manzo il tentativo di 1-2, sbagliato il passaggio di ritorno di Pasquale Manzo, Mascolo subito nel tentativo di servire Ferrara, sbaglia il passaggio, sarà rimessa laterale per la Battipagliese. Attaccato Guerrera, riesce a servire Marco Adiletta, Impesi per De Giorgi, ancora possesso palla della Battipagliese ma sembra molto lento il giro palla della Battipagliese, il tentativo di servire Troiano attaccato da De Luca, ha il problema di girarsi Troiano, il cross di Troiano, non c'è nessuno della Battipagliese, viene scavalcato dal pallone Campione, Impesi è molto lontano, si rimetterà nuovamente con Faggiano che serve Vigorito per Cantilena, Mascolo attaccato da Impesi, il numero 10 del Costa d'Amalfi, finisce a terra, calcio di punizione per la squadra ospite. Marino riesce a proteggere palla ma commette fallo ai danni di Capitan Criscuolo, si riparte quindi con un calcio di punizione per la Battipagliese, in questo caso potrebbe batterla Gabriele Antico, invece decide di batterla Criscuolo. Ancora Consiglio all'indietro per Criscuolo, De Giorgi, Adiletta, Consiglio. Rago, rimessa laterale per la Battipagliese.
Servito Troiano all'indietro per Guerrera. Campione, il tentativo di servire Manzo. Si abbassa qui De Luca, la palla ha uno strano rimbalzo, però riesce a finire nelle mani di Faggiano, che fa ripartire il Costa d'Amalfi. Ancora all'indietro per Vigorito, nuovamente indietro per Faggiano. Il lancio a cercare Palumbo, sbaglia lo stop il numero 2, però bravissimo con una finta a saltare due giocatori della Battipagliese che sono Troiano e Rago. Sarà rimessa per il Costa d'Amalfi. Intanto il signor Decimo richiama il giocatore del Costa d'Amalfi che si stava riscaldando per farlo andare dalla parte opposta. Si riscaldano due giocatori del Costa d'Amalfi. Campione riceve palla, poi deve ritornare indietro da Criscuolo. Il passaggio è troppo corto, Criscuolo si gira e serve Antico. Nuovamente Criscuolo, Adiletta, Consiglio, il pressing sbaglia qui Consiglio, però la palla riesce a finire sui piedi di Guerrera. Il rinvio in avanti di Consiglio viene toccato da Ferrara. Guerrera supera Marino, poi si deve fermare. Il cambio di gioco a cercare Rago, il numero 11 della Battipagliese, viene affrontato da Luigi Vitiello. La palla viene toccata in fallo laterale, sarà rimessa con le mani ancora per la Battipagliese, sempre Rago per Troiano che finisce a terra. Calcio di punizione per la Battipagliese, posizione molto interessante, finito a terra Troiano attaccato da Luigi Vitiello. Sulla palla sempre Guerrero, Guerrera e Manzo, stavolta dovrebbe metterla in mezzo Ciccio Guerrera per cercare la testa di Criscuolo o di Campione o lo stesso De Giorgi. Il tiro di Guerrera e la palla fuori di poco. Siamo arrivati quindi al 20° minuto del primo tempo, calcio di punizione di Guerrera, la palla alta sfiora l'incrocio dei pali. Faggiano nel tentativo di servire Cantilena sbaglia, ancora Troiano tra le linee della difesa del Costa d'Amalfi. Il tiro di Troiano e la parata di Faggiano. Altra occasione, anche se non è un'occasione pericolosissima per la Battipagliese, il tiro di Troiano parato facilmente da Faggiano. Avanza la Costa d'Amalfi, viene però subito fermato, la palla a Manzo, ha il problema di girarsi due volte su se stesso, serve poi Marco Adiletta. Servito dietro De Giorgi, Criscuolo, Guerrera, Troiano, all'indietro per Adiletta. Criscuolo, nuovamente Guerrera, il lancio a cercare Impesi, bravissimo ad intervenire qui Palumbo, poi Mascolo per Marino, ha il problema di girarsi, Consiglio gli sradica via la palla e qui poteva esserci fallo su Consiglio. Il signor Decimo di Napoli decide che è tutto regolare. Lancio completamente sbagliato e Consiglio finisce a terra.
per il contrasto. Quindi si ripartirà con la rimessa e c'è già un cambio nelle file del Costa d'Amalfi, 22esimo del primo tempo. Entra con il numero, ci sono due cambi, non abbiamo capito, stiamo cercando di capire. Entra con il numero 14 Criscuolo ed esce con il numero 2 Cantilena. Primo cambio nelle file del Costa d'Amalfi. Evidentemente il numero 2 Cantilena deve aver subito un colpo deve aver risentito di un problema muscolare. Intanto si gira Marino, il tiro del numero 9 del Costa d'Amalfi, il capitano della Battipagliese sta parlando col signor Decimo avvisando l'arbitro di Napoli che Marino ha usato i gomiti. Ancora Criscuolo attaccato sempre da Marino, il lancio in avanti a cercare Impesi sbagliato. C'è un po' di confusione adesso in campo, calcio di punizione per la Battipagliese. Adesso dobbiamo un attimino vedere come si è sistemato in campo il Costa d'Amalfi. Manzo può crossare, il cross di Pasquale Manzo, la palla rimane in gioco, può servire Impesi, Pasquale Manzo serve invece Francesco De Giorgi che la mette in mezzo, troppo lungo e c'è calcio di rigore per la Battipagliese. Atterrato Troiano, calcio di rigore per la Battipagliese, prima svolta della partita. C'è calcio di rigore per la Battipagliese. Atterrato Troiano. Probabilmente forse da Vitiello Luigi. Cerchiamo di capire un attimino. O Vitiello o da De Luca. Comunque sulla palla Antonio Troiano. 25esimo del primo tempo e la Battipagliese è in vantaggio al 25esimo minuto del primo tempo su calcio di rigore trasformato da Troiano, atterrato in area di rigore dal numero 6 De Luca. Si sblocca il risultato. Ancora la Battipagliese in attacco con Guerrera che serve Rago, cade a terra, ecco, l'arbitro non chiama la punizione. Ancora servito in avanti Troiano, fuori gioco. De Giorgi va al rinvio lungo, intercetta ancora Vigorito, poi Guerrera per prende palla per Adiletta, serve Manzo.
all'indietro, il tentativo di servire De Giorgi, la palla viene toccata da Adiletta, stava per recuperare palla il Costa d'Amalfi che alla fine la recupera. Un po' di confusione, ancora un fallo subito, attenzione perché il tiro di Guerrera e la palla finisce altissima sulla traversa dei pali difesa da Faggiano. Ancora la battipagliese, sempre con Troiano, serve Manzo che finisce a terra, ancora una volta l'arbitro fa proseguire il lancio, il tentativo di servire Marino, bravissimo Consiglio ad intercettare la palla, Rago non riesce ad intervenire sulla palla e sarà rimessa laterale con le mani per il Costa d'Amalfi. Attenzione perché è finito a terra Stefano Consiglio, no, Stefano, sì, è Stefano Consiglio. È entrato in campo il massaggiatore della Battipagliese. Vediamo se il centrale difensivo della Battipagliese esce zoppicando. Si sta riscaldando Rocchino da parte della Battipagliese. La Battipagliese è momentaneamente in 10 uomini. Raffaele Vitiello serve Marino, intercetta De Giorgi, la palla finisce poi a Luigi Vitiello, subisce il fallo. L'arbitro però non chiama il contropiede della Battipagliese. Manzo, attenzione, può servire Criscuolo, Manzo non dà la palla ad Emilio Criscuolo, Troiano lo vede e lo serve adesso, il capitano della Battipagliese in fase offensiva, la palla è lunga, riesce a tenerla in campo servendo Impesil, cross di Adiletta ed è il primo calcio d'angolo dell'incontro. C'è un giocatore del Costa d'Amalfi a terra, è Vitiello Luigi, rimasto a terra dopo il duro scontro con Francesco De Giorgi. Forse qui l'arbitro poteva chiamare il calcio di punizione per il Costa d'Amalfi. Si riprenderà con un calcio d'angolo per la Battipagliese. È rientrato in campo anche Stefano Consiglio. Siamo giunti al trentesimo del primo tempo, Battipagliese 1, Costa d'Amalfi 0. Al venticinquesimo del primo tempo, Troiano su calcio di rigore. Battuto il calcio d'angolo, viene ribattuta la palla, poi ancora Manzo che fa una cosa, non abbiamo capito quello che le intenzioni di Pasquale Manzo, sicuramente voleva mettere la palla in mezzo, però ha svirgolato il pallone, poi la palla finisce nelle mani di Faggiano. Avanza il Costa d'Amalfi con Ferrara, viene fermato da Rago, Manzo recupera palla, Rago la riperde, attacca Ferrara, la palla viene data indietro al numero 6 De Luca, poi Vigorito dietro nuovamente per Faggiano.
Palumbo nel cerchio del centrocampo, lo scambio 1-2 tra Vitiello, Raffaele e Di Landro, calcio di punizione per il Costa d'Amalfi. Ancora Palumbo, Luigi Vitiello sulla palla, serve ancora Di Leandro, bravissimo qui ad evitare il calcio d'angolo De Giorgi, e sarà rimessa in campo con le mani per la Battipagliese, anzi era Guerrera. Ancora il Costa d'Amalfi, il cross in mezzo, ancora Guerrera a spazzare l'area di rigore, Vigorito poi di testa, steccano tutti la palla arriva a De Giorgi, supera Mascolo, il lancio in avanti troppo lungo per Campione, Vigorito di testa per Palumbo che supera in scioltezza Manzo, la palla viene recuperata da Diletta per Troiano, può servire immediatamente Campione, forse è troppo lungo, infatti troppo lunga la palla per Eddie Campione. Mascolo riceve palla, si gira, attaccato da Diletta, lo scambio con Luigi Vitiello, ancora Mascolo, il cross in mezzo, criscuolo di testa, interviene Troiano, bravissimo a recuperare palla Di Landro, deve però tornare indietro per Vigorito, per Palumbo, poi Vigorito, adesso è la Battipagliese tutta dietro la linea della palla. La palla viene servita ancora per il numero 14. La palla sembrava in calcio d'angolo, invece il signor decimo di Napoli decide che sarà rimessa laterale, rimessa da fondo campo per la Battipagliese sul cross di Criscuoli, il nuovo entrato nelle file del Costa d'Amalfi. E c'è un altro cambio al 35esimo, 34esimo del primo tempo, vediamo chi esce nelle file del Costa d'Amalfi. Esce proprio il numero 7, Luigi Vitiello, ed entra il classe 2000 Catalino. Il colpo subito da Luigi Vitiello. Infatti sta uscendo zoppicando il classe 99 del Costa d'Amalfi. Antico rimetterà con i piedi, il lancio in avanti, Campione la tocca di testa ma ha la meglio Vitiello, l'unico dei due rimasto in campo. Sarà rimessa con le mani, anzi calcio di punizione per il Costa d'Amalfi. Servito Vigorito. Ancora per Palumbo, interviene Adiletta e stavolta è rimessa laterale per il Costa d'Amalfi. Sarà Mascolo a rimettere la palla in gioco con le mani. Ancora il numero 10, qui c'è calcio di punizione, ingenuo qui Marco Adiletta. Anzi era De Giorgi l'autore del fallo sul numero 10 del Costa d'Amalfi. Molto ingenuo il centrale difensivo della Battipagliese. Dieci minuti al termine del primo tempo, la Battipagliese è in vantaggio 1-0 con gol sul rigore di Antonio Troiano. Risponde adesso il Costa d'Amalfi con questo calcio di punizione. Sulla palla Mascolo, il tiro di Mascolo e la deviazione di Antico, ed è primo calcio d'angolo anche per il Costa d'Amalfi. 36esimo minuto, il calcio di punizione di Mascolo deviato in angolo da Gabriele Antico. Attenzione, passa la palla! E incredibile
incredibile nell'area di rigore della Battipagliese. Il cross, il calcio d'angolo battuto dal Costa d'Amalfi, steccano praticamente tutti la palla, riesce a liberare alla fine Ciccio Guerrera. Il Costa d'Amalfi adesso avanza ancora, fa girar palla la squadra ospite, vigorito ancora per Palumbo. Raffaele Vitiello si gira, può avanzare, deve fermarsi, deve superare Campione, ancora poi per Palumbo. E il nuovo entrato, il numero 15 Catalano, serve sull'esterno il numero 6 De Luca, il lancio con l'esterno ancora Mascolo, il cross in mezzo, Marino in area di rigore, ha il problema di girarsi, attenzione perché la Battipagliese sta soffrendo adesso, il lancio a cercare Marino, si trova sempre uomo contro uomo il numero 9 del Costa d'Amalfi. Adiletta subisce il fallo di Catalano, calcio di punizione per la Battipagliese con De Giorgi. 7 minuti al termine del primo tempo tra la Battipagliese ed il Costa d'Amalfi, con gli 11 di mister Gerardo Viscido in vantaggio per 1-0. Ancora un grande lancio di Guerrera per Troiano, gli viene portato via il pallone, Guerrera sbaglia il tocco per Rago, interviene Criscuoli, ancora lo scambio 1-2, troppo lungo il passaggio di ritorno per lo stesso numero 14 e si rimetterà con Rago la palla in gioco con le mani. Consiglio può servire Antico, ma si ferma, lo serve adesso. Manzo, Campione, Manzo apre per Rago, può servire nuovamente Guerrera, non ha nessuno vicino, quindi Guerrera apre per De Giorgi. Il passaggio per Manzo, il tentativo di tacco di servire Campione, viene portata via la palla al numero 7 della Battipagliese, qui Guerrera insegue Ferrara, il cross per Campione, bravissimo l'intuizione qui di Ciccio Guerrera, immediatamente a cercare Campione in area di rigore, calcio d'angolo per la Battipagliese. Manzo, il cross sbagliato, sulla palla arriva Guerrera, il tiro di Guerrera deviato e sarà ancora calcio d'angolo per la Battipagliese, finisce a terra un giocatore del Costa d'Amalfi per la botta ricevuta sul tiro di Guerrera. Dalla bandierina adesso andrà Pasquale Manzo, terzo calcio d'angolo per la Battipagliese. Ancora sbagliato il cross di Manzo, ha difficoltà ad uscire il Costa d'Amalfi, il passaggio all'indietro sbagliato, Manzo cerca di servire De Giorgi, intercetta e libera il Costa d'Amalfi, contropiede per gli ospiti, Marino attaccato da Criscuolo, riesce a farlo sbagliare, poi Rago nel tentativo di servire Manzo, la palla poi arriva comunque al numero 7 che cade a terra, non c'è fallo per il signor decimo di Napoli. Qui Manzo poteva aprire sull'esterno o servire un giocatore, un compagno di squadra. Intanto qui è stato ammonito Antonio Troiano. Manzo sta recuperando la posizione. 3 minuti al termine dei primi 45 minuti di gioco.
Mascolo salta Rago, interviene poi Consiglio ed è rimessa con le mani per il Costa d'Amalfi. Ferrara con le mani, riceve ancora il numero 14 Criscuoli, intercetta Rago, lancio in avanti dove non c'è nessun giocatore con la maglia bianconera. Sbaglia Vigorito, viene intercettata la palla da Guerrera che può aprire per Manzo, attaccato da Palumbo. Manzo aspetta l'arrivo di Impesi, può puntare uomo contro uomo, deve rientrare il cross troppo lungo, attenzione la traversa, la traversa, 42esimo minuto di gioco, il tiro cross di Manzo, bravissimo Faggiano a deviare la palla sulla traversa, la batti Pagliese vicina al raddoppio. Attacca adesso il Costa d'Amalfi con il numero 15 Catalano, serve all'indietro Vigorito, apre per De Luca, troppo largo, De Luca riesce ad arrivare sulla palla, ah, si deve girare poi il numero 10 Mascolo che nel servire poi Ferrara gli fa capitare la palla troppo lunga e quindi la palla finisce in fallo laterale, anzi non era Mascolo ma bensì Criscuoli. Consiglio con le mani a cercare Troiano, troppo lungo, Vigorito intercetta. Ancora poi Ferrara sbaglia, la palla arriva a Pasquale Manzo, il tiro di Manzo e la palla è sul fondo. Si deve ripetere la rimessa da fondo campo. Un po' fiscale qui il signor decimo di Napoli. Lancio in avanti di Faggiano su di testa, non ci arriva Consiglio, qui c'era fallo su Marino ma l'arbitro decide che deve, si può giocare ed è lo stesso numero 9 in maglia blu a commettere fallo sul Rago. Servito Guerrera da Consiglio che riceve la palla dallo stesso numero 10 in maglia bianconera. Poi Troiano serve Adiletta che ha spazio e campo per avanzare. Gran palla di Adiletta per Impesi, bravissimo qui il Costa d'Amalfi con il numero 8 Di Landro ad intercettare la palla. Si riprenderà con la rimessa in, con le mani da parte del Costa d'Amalfi. È solo recupero qui allo stadio Luigi Passera di Battipaglia. Nel primo tempo siamo arrivati al 45esimo minuto. Viene saltato facilmente Guerrera. Bravissima Diletta nell'intercettare palla, poi Troiano butta la palla sui piedi di Mascolo, sarà fallo laterale per la Battipagliese. Molta calma Stefano Consiglio, rimetterà la palla in gioco, la vuole Campione, vediamo se si muove anche Troiano, riceve Rago, troppo lunga, la palla viene recuperata ancora da Ferrara, si deve fermare il numero 11 servendo poi Catalano, avanza il numero 15 e la palla finisce a terra e c'è calcio di punizione per il Costa d'Amalfi, il fallo subito da Mascolo da parte di Giuseppe Rago, questi falli sono da evitare. Secondo minuto di recupero in questo primo tempo, calcio di punizione per il Costa d'Amalfi, Mascolo la batte
direttamente su Gabriele Antico, che la fa sua senza difficoltà. Aspetta che sale tutta la squadra, poi serve Pasquale Impesi, può giocarla, ma era anche di facile lettura questo passaggio di Impesi per Manzo. La palla finisce in fallo laterale, si deve riprendere con una rimessa laterale. De Giorgi per Campione, che era solo, nessuno lo avvisa. Nel tentativo di servire Manzo arriva prima Palumbo, poi Vigorito per Vitiello. Serve di Leandro, anzi era Catalano, adesso è Criscuoli. Gran palla per Mascolo. Il tentativo di servire Marino di testa. De Giorgi serve Gabriele Antico. Quarantottesimo minuto del primo tempo. E fischia. Dopo tre minuti di recupero, il signor Decimo di Napoli decreta la fine dei primi 45 minuti. Il parziale vede la Battipagliese in vantaggio per 1-0 con gol al 25esimo del primo tempo su calcio di rigore di Antonio Troiano. Noi diamo la linea alla regia, ci sentiamo per i prossimi 45 minuti. Hanno fatto il loro ingresso in campo le due squadre, ricordiamo il punteggio, la Battipagliese è in vantaggio 1-0 con il rigore trasformato da Troiano al 25esimo minuto del primo tempo. Ricordiamo anche che il Costa d'Amalfi ha effettuato già due cambi per due infortuni. Uno ha subito da Cantilena e l'altro da Luigi Vitiello. Si riparte subito con la Battipagliese in avanti, il lancio a cercare Pasquale Manzo troppo lungo da parte di Guerrera, si rimetterà con la palla in gioco per Palumbo che serve Catalano, serve poi Vitiello, supera Guerrera, il lancio in avanti a cercare poi il compagno di squadra, interviene De Giorgi di petto mettendo nuovamente la palla in fallo laterale. Il fallo commesso da Marco Adiletta su Mascolo, di Leandro è passato qui sull'esterno a sinistra, adesso che nel cerchio del centrocampo giocano Catalano e Vitiello che riceve adesso palla. Serve proprio Catalano, avanza il numero 15, viene fermato da Manzo, insegue la palla a Troiano, ma il primo è ad arrivarci è il numero 11 Ferrara, poi ancora Manzo, che non era Manzo ma era Troiano. Guerrera sbaglia il passaggio, Guerrera, infatti De Giorgi si trova in difficoltà, riesce a recuperare palla, poi il numero 10 del Costa d'Amalfi, il cross in mezzo, bravissimo Consiglio a rinviare la palla, sulla palla poi lo stesso Ferrara, il tentativo poi ancora di Marino ma viene intercettato da Guerrera. Il Costa d'Amalfi ha iniziato il secondo tempo con un altro piglio, la palla ancora nel servire Mascolo, il cross del numero 10, la palla in fallo laterale. Ancora con le mani il Costa d'Amalfi, di Leandro il cross con le mani, la rimessa viene ripresa ancora dalla Costa d'Amalfi, il cross di Criscuoli, il tiro incredibile, erroraccio della Battipagliese dopo due minuti di gioco, il tiro di Mascolo che finisce di poco alto sulla traversa, ingenuità difensiva della Battipagliese sulla rimessa con le mani del Costa d'Amalfi. Praticamente la difesa si è addormentata e il tiro di Mascolo, la palla alta sulla traversa. Avanza ancora il Costa d'Amalfi, riesce non riesce a tenere in gioco la palla il numero 15 Catalano. Sarà rimessa con le mani per la Battipagliese con Impesi. Per De Giorgi.
attaccato da Marino, sbaglia il passaggio, la palla arriva a Criscuoli, ancora qui bravo De Giorgi nel far la diagonale e servendo Antico, ancora però il Costa d'Amalfi è padrone adesso del campo. Guerrera prende palla, il lancio in avanti a cercare Campione, qui subisce fallo il numero 9 della Battipagliese, il fallo lo commette Palumbo. Si riprenderà con un calcio di punizione per la Battipagliese. De Giorgi si appresta a battere questo calcio di punizione servendo Consiglio, può servire Rago o Troiano che viene incontro, bravissimo il lancio per Troiano, è forse lungo, anzi è sicuramente lungo, si rimetterà con la rimessa da fondo campo per il Costa d'Amalfi con Faggiano. Faggiano va al rinvio lungo, vediamo chi colpisce di testa, nessuno riesce a portare via la palla, ancora Criscuoli, il tentativo di servire Marino, poi Criscuolo della Battipagliese, serve Manzo, lo stop del numero 7, serve indietro per Impesi, il tentativo, la palla riesce ad arrivare a Campione, la può giocare per Troiano, la palla, il tentativo di servire Faggiano, ma è calcio d'angolo. Quarto calcio d'angolo per la Battipagliese contro l'uno solo battuto dal Costa d'Amalfi, il primo anche nella ripresa, il lancio di Campione per Troiano, De Luca svirgola la palla ma Faggiano poi non riesce a tenerla in campo. Calcio d'angolo dalla bandierina, Ciccio Guerrera. Il cross troppo su Faggiano che fa sua la palla, va immediatamente al rinvio cercando Mascolo, vediamo chi arriva prima tra Consiglio e proprio il numero 2 della Battipagliese a mettere il corpo davanti e quindi a impadronirsi del pallone, poi apre per Impesi, può servire Adiletta, qui c'è il fallo, attenzione perché può essere anche ammonito il numero 8 del Costa d'Amalfi, invece non viene ammonito il fallo subito da De Giorgi. E quindi si riprenderà con un calcio di punizione per la Battipagliese. De Giorgi serve all'indietro Criscuolo, ancora per Stefano Consiglio, avanza il numero 2 della Battipagliese servendo Rago che viene verso il centro, può servire e riceve Guerrera, il pallone per Troiano che finisce a terra subendo il fallo. Ancora un calcio di punizione per la Battipagliese. Sulla palla i soliti noti, Guerrera e Manzo. Ancora una volta dovrebbe essere Ciccio Guerrera a battere questo calcio di punizione. Vediamo se andrà direttamente in porta o crosserà per un compagno di squadra. Il tiro di Guerrera e la palla esce poco fuori, settimo minuto del secondo tempo, punizione Guerrera, la palla che finisce di poco fuori. Faggiano rimette e poi riceve nuovamente da Palumbo, il rinvio in avanti, ancora di testa Impesi, commette fallo su Dilandro, il numero 3 della Battipagliese. Vitiello, serve De Luca, Rago intercetta la palla, lancio in avanti per Campione,
anticipato il numero 9 della Battipagliese, poi è bravissimo di Letta a servire Criscuolo, il lancio in avanti ancora per il campione che riesce stavolta a stoppare la palla, ma ancora una volta Vigorito gliela porta via, serve Marino, ancora però Criscuolo intercetta la palla, serve Troiano, uomo contro uomo con De Luca, viene verso il centro del campo, però poi incespica sul pallone lo stesso numero 8 della Battipagliese, serve Guerrera, ancora lo scambio con Rago, all'indietro per Stefano Consiglio, Criscuolo, il lancio in avanti a cercare Impesi, ma ha sbagliato, si fa trovare sguarnita la difesa della Battipagliese, Marino, poi bravissimo qui Criscuolo a temporeggiare, serve Mascolo, bravissimo Mascolo al limite dell'area di Letta, la palla ancora per Di Landro, per Vitiello, attaccato ancora da Adiletta che gli porta via la palla, 3 contro 3, contropiede Battipagliese, 3 contro 3, può servire Troiano nello spazio, lo serve adesso ancora Troiano, il tentativo di servire campione fuori gioco, Troiano qui doveva andare direttamente in porta, invece decide di giocare la palla per campione. E si riparte quindi con un calcio di punizione per il Costa d'Amalfi, Fagiano per Palumbo, ancora Vigorito, il lancio in avanti a cercare Mascolo, De Giorgi di testa, non ci arriva Impesi, rimessa con le mani per il Costa d'Amalfi. Catalano per Vitiello, il passaggio ancora per Catalano, Marino viene intercettato, ancora fuori aria il pallone, libera la difesa della Battipagliese, Manzo al problema di girarsi, gli sta portando via la palla Mascolo, il lancio di Impesi dove non c'è nessuno, poi De Luca stava sbagliando il tocco, Palumbo attaccato da Adiletta, ancora Marco Adiletta a lottare e a correre tutti, il lancio in avanti di Vigorito, De Giorgi la stoppa di petto, il lancio in avanti a cercare Antonio Troiano, lo stop sbagliato di Troiano, gli porta via la palla De Luca, Catalani ancora servendo il compagno di squadra Marino, poi la palla arriva a Ferrara, il cross la fa sedere Impesi, il tiro poi di Vitiello e la palla alta sopra la traversa. Qui bravissimo con una finta Ferrara a sbilanciare Marco Adiletta che in scivolata lo fa cadere a terra praticamente, il cross poi per Vitiello, il tiro è completamente sbagliato da parte del numero 4 in maglia blu, il rinvio di Antico, il colpo di testa di campione a cercare Troiano, il rinvio, la palla viene presa ancora da Guerrera, cercando di servire Impesi, il lancio in avanti a cercare il numero 9 Marino, finisce a terra De Giorgi, il fallo subito dal numero 6 in maglia bianconera e si ripartirà con un calcio di punizione per la Battipagliese. Undicesimo minuto del secondo tempo, la Battipagliese è in vantaggio 1-0 qui allo stadio Luigi Pastera di Battipaglia. Criscuolo per Consiglio, può avanzare il difensore della Battipagliese, il tentativo di servire Troiano, la palla però è molto corta, sbaglia lo stop al centrocampo il Castel, il Costa d'Amalfi, il lancio di Guerrera a cercare Manzo è sbagliato, la palla finisce sui piedi di Fagiano che può servire Vigorito, ancora Fagiano attaccato da Campione, il lancio in avanti di Fagiano a cercare Ferrara, poi Vitiello, il lancio per Mascolo intercettato da Adiletta, non ci arriva Impesi, Mascolo di prima per il numero 14, attenzione per il numero 14 Criscuoli, Antico si trova praticamente la palla tra le mani, Guerrera, serve Troiano che supera in corpo a corpo De Luca, ancora al limite dell'area, ancora un tentativo di servire campione,
Riesce a recuperare palla servendo ancora Impesi per Manzo, può crossare Manzo, doveva crossare Manzo, calcio d'angolo per la Battipagliese. Doveva crossare immediatamente Pasquale Manzo perché campione era libero di poter battere a rete, non sappiamo se fosse in fuorigioco. Il calcio d'angolo viene battuto da Ciccio Guerrera ad uscire, il cross del numero 10 troppo corto, non ci arriva ancora, il rinvio lungo a cercare Mascolo, riesce a stoppare la palla il numero 10 del Costa d'Amalfi attaccato da Diletta, il tentativo di servire Marino, Impesi in ritardo, la Battipagliese è messa male difensivamente parlando, attenzione, e qui il capita incredibilmente Criscuolo nel tentativo di liberare la palla aveva servito un giocatore del Costa d'Amalfi che incredibilmente non prende la palla, si salva la Battipagliese, calcio d'angolo secondo per il Costa d'Amalfi, spinge adesso la squadra di mister Contaldo, sarà ancora rimessa con le mani per la Battipagliese, incredibilmente Vitiello si è trovato la palla forse pensando che l'avesse toccata un suo compagno di squadra, ma non è intervenuto, meno male per la Battipagliese, ed è ancora calcio d'angolo, terzo calcio d'angolo per il Costa d'Amalfi, secondo consecutivo. Il cross in mezzo colpisce di testa Marino e Antico fa sua la palla. Antico serve Francesco De Giorgi, si allarga Impesi e riceve, il passaggio però è troppo forte, non si capiscono i due bianconeri, Adiletta voleva la palla centralmente, invece De Giorgi ha servito la palla ad Impesi, attacca ancora il Costa d'Amalfi con Catalano che serve De Luca per Vitiello, il tentativo di servire il compagno di squadra, il numero 14 Criscuoli, ancora il Costa d'Amalfi, Ferrara riceve palla attaccato da Rago, lo riesce a fermare per un attimo, lotta Rago e sarà ancora rimessa in gioco con le mani per il Costa d'Amalfi, si sta preparando un cambio nelle file della Battipagliese. Vitiello in mezzo, Criscuolo libera, ancora De Luca, la Battipagliese è tutta nella propria metà campo, attenzione perché Manzo stava intervenendo, Criscuolo può servire e riceve Adiletta a campo aperto, Adiletta serve Manzo che aspetta lo stesso Adiletta, qui Manzo ha rischiato tantissimo, poi per Troiano che stoppa la palla, il tiro di Troiano e la palla fuori. Sedicesimo minuto del secondo tempo. Il lancio di Manzo per Troiano, il tiro è fuori. Avanza ancora il Costa d'Amalfi, il tentativo di servire Mascolo, interviene De Giorgi, la partita adesso sta diventando leggermente più bella. Impesi per Manzo, aspetta l'arrivo di Impesi, Manzo lo serve adesso, il cross di Impesi per Faggiano che la riesce solo a deviare, non c'è nessun giocatore della Battipagliese, Guerrera in area di rigore, ancora Guerrera, il tacco per campione e la rete, e la rete, 17° minuto di gioco, l'assist di tacco di Guerrera per Edmondo Campione e la Battipagliese raddoppia. Una grande giocata di Guerrera. Un colpo di tacco per servire Guerrera in area di rigore. 2-0 Battipagliese.
e si riparte. Vigorito. Il fallo subito a centrocampo ancora di Letta, che viene ammonito. Ammonizioni stupide prese da Marco Adiletta. Ancora Vigorito a cercare Di Landro, non riesce a stoppare la palla, il numero 8 del Costa d'Amalfi. Si riprenderà quindi con la rimessa in gioco per la Battipagliese da fondo campo per Gabriele Antico. Intanto si stanno riscaldando, anzi si sta per la Battipagliese, si sta riscaldando Francesco Cappelli. Due giocatori per il Costa d'Amalfi, ancora Campione di testa, la tocca per Troiano che deve rientrare, serve indietro per Guerrera, ancora Troiano che può servire nuovamente Guerrera, può far correre Lago, Guerrera invece si ferma, manda un po' al... si porta a spasso il giocatore del Costa d'Amalfi, però poi lo stesso Guerrera si porta la palla in fallo laterale. De Luca per Palumbo, anticipato da De Giorgi Mascolo, Adiletta per Manzo, nuovamente De Giorgi, può aprire dall'altro lato De Giorgi, aspetta ancora il movimento dei compagni, Campione per Manzo, può servire Guerrera, serve invece Troiano, corre Rago dall'altro lato, il passaggio proprio per Giuseppe Rago che può crossare e qui sbaglia tutto Giuseppe Rago. Qui poteva anche fermare la palla il numero 11 della Battipagliese. Fagiano, serve il numero 3 Palumbo, poi al cerchio del, centro catalano, prende palla per Vitiello. De Luca. Vigorito. 21esimo minuto del secondo tempo, Battipagliese 2 Costa d'Amalfi 0. Al 25esimo del primo tempo Troiano, al 17esimo del secondo tempo Campione, avanza il Costa d'Amalfi, il tiro di Marino e la palla esce fuori di un nulla. 21esimo minuto del secondo tempo. Si arrabbia giustamente mister Viscido in panchina, non vuole cali di tensione. Campione anticipato di testa, ma la palla viene presa da De Giorgi che nel tentativo di servire Impesi, la palla invece esce fuori, si riprende con la rimessa laterale con le mani da parte del Costa d'Amalfi. Palumbo, Vigorito per De Luca, ancora per Vitiello, Di Landro, può servire Mascolo, riceve il numero 10 del Costa d'Amalfi, il cross in mezzo a cercare Marino, svetta di testa Criscuolo, Troiano può servire Rago, sbaglia, chiedono fallo di mano che non esiste, Vitiello lancio in avanti ancora per Mascolo, De Giorgi di testa, Impesi, serve Manzo ed è rimessa con le mani per il Costa d'Amalfi. Qui c'era anche un probabile calcio di punizione per il Costa d'Amalfi per la gamba tesa di Manzo. Ancora Mascolo che subisce fallo, invece l'arbitro non fischia, ancora rimessa laterale con le mani, anzi è la dà alla Battipagliese. Qui ha sbagliato il signor Decimo di Napoli. Ora calcio di punizione per il Costa d'Amalfi, ora rimessa laterale per la squadra allenata da mister Contaldo. Campione
il lancio in avanti di Adiletta dove non c'è nessuno, esce Fagiano fino alla quasi alla tre quarti della propria metà campo servendo De Luca, poi ancora Vitiello, serve all'indietro Vigorito, apre il gioco per Mascolo ma è troppo lungo il passaggio, rimessa con le mani da parte della Battipagliese. La palla di spizzata di testa viene ripresa nuovamente dal Costa d'Amalfi, ancora Vigorito attaccato da Campione, serve Palumbo, il passaggio per il numero 14 Criscuoli, Mascolo ancora per Criscuoli, capisce tutto De Giorgi, mette il corpo davanti, poi lancia in avanti per Campione, bravissimo qui Palumbo a toccarla di testa per Vigorito che serve De Luca, attaccato da Troiano che gli porta via la palla, Battipagliese in contropiede, c'è ancora Campione, troppo lungo il passaggio di Troiano per Campione, qua ingenuità per la Battipagliese. La regia ci dice che era Guerrera. Un contropiede per la Battipagliese sprecato per un errore di Guerrera nel passaggio a Campione. Poi Campione riceve nuovamente palla e guadagna il sesto calcio d'angolo dell'incontro. Con molta tranquillità dalla bandierina lo stesso Pasquale Manzo. Ancora per guadagna un altro calcio d'angolo la Battipagliese, è il settimo il calcio d'angolo di Manzo a cercare De Giorgi, viene anticipato il numero 6 della Battipagliese da De Luca, quindi si ripartirà ancora con un calcio d'angolo, sarà Guerrera stavolta a batterlo. Passa la palla e ancora qui il tentativo di Troiano di testa, si riprende con una rimessa da fondo campo di Fagiano, serve De Luca, anzi è Vigorito, Catalano attaccato da Manzo, gli porta via la palla ma Manzo commette il fallo. Di Landro si deve ripetere il calcio di punizione. Vigorito per Fagiano, nuovamente Vigorito. Vitiello, il lancio a servire Ferrara ma in fuorigioco. Anche se Consiglio si mette davanti e riesce a recuperare la palla, si interrompe il gioco. Ancora Troiano riesce a fermare la palla, Guerrera, la palla giri per Ragov, ci arriva il numero 11, finisce però la palla in fallo laterale, ci arriva con un attimo di ritardo Giuseppe Rago. Terzo cambio nelle file del Costa d'Amalfi, sta per entrare con il numero 13 Lettieri, vediamo chi uscirà. Giustamente deve mettersi la casacca il numero 13 del Costa d'Amalfi. Esce Vitiello con il numero 4.
28esimo del secondo tempo. Tre cambi effettuati per il Costa d'Amalfi, ancora nessuno da mister viscido della Battipagliese, anche se sono quasi pronti Rocchino e Cappelli. Il primo forza a dover entrare sarà proprio, attenzione, il tiro di Campione, la parata di Faggiano. Forse il primo ad entrare sarà proprio Francesco Cappelli, che così farà l'esordio stagionale. Il ragazzo classe 2000 è rientrato da un lungo infortunio per un'operazione al ginocchio. Vediamo se riuscirà a fare l'esordio stagionale. Manzo riceve da Campione, può fermarsi, aspetta l'arrivo di Impesi, poi qui Manzo perde il tempo e la palla gliela porta via il nuovo entrato Lettieri. Contropiede del Costa d'Amalfi, però subito riesce a rientrare la Battipagliese, bravissimo qua De Giorgi, serve nuovamente Manzo, ancora per De Giorgi, rientra dal fuorigioco Adiletta. De Giorgi arriva fino al fondo, il cross in mezzo, riesce ad essere recuperata la palla dal Costa d'Amalfi. De Luca, serve Catalano al mezzo al campo, avanza il numero 15, palla al piede attaccato da Guerrero, poi il tentativo di servire Criscuoli, troppo lungo, Antico fa sua la palla. Mister Viscido continua ad arrabbiarsi per le ingenuità che continuano a commettere i suoi ragazzi. Guerrera prende e recupera palla per Troiano, lo scambio 1-2 con lo stesso numero 10, il lancio a servire Manzo, interviene ed intercetta Palumbo. Qui il tentativo di servire Mascolo, troppo corto il passaggio, De Giorgi interviene per Manzo, gli portano ancora via la palla i giocatori del Costa d'Amalfi con Marino, l'ultimo ad arrendersi insieme a Mascolo. Lettieri lancia in avanti a Ferrara, bravissimo Quirago, il grande stop a volo di Troiano, può servire nuovamente Manzo, corre Impesi in sovrapposizione, gliela può dare adesso, invece Manzo decide di entrare in area, si deve obbligatoriamente fermare, serve adesso Impesi, il cross di Impesi ribattuto e la palla finisce in fallo laterale. Quarto cambio nelle file del Costa d'Amalfi, entra il numero 17 Pommella, esce il numero 11 Ferrara. Per la Battipagliese l'esordio stagionale di Francesco Cappelli. Esce con il numero 7 Pasquale Manzo. A doppio cambio nelle file della Battipagliese sono usciti Impesi e Cappelli, e quinto cambio anche nelle file del San Vito Positano, entra con il numero 16 War, escono Manzo ed Impesi. Ed entrano Cappelli e Rocchino per la Battipagliese. Quindi ricapitoliamo, manca un cambio per il San Vito, per il Costa d'Amalfi, non abbiamo visto l'ultimo cambio del Costa d'Amalfi. È uscito con il numero 8 di Landro ed è entrato con il numero 16 War, per la Battipagliese dentro Rocchino e Cappelli, fuori Manzo
e Impesi. Quindi non cambia nulla per la Battipagliese, proprio Rocchino, anzi era Diletta a prendere palla, si ferma, poi De Giorgi servendo Rocchino per Guerrera, ancora per De Giorgi, si subisce fallo il numero 6 della Battipagliese. 12 minuti più recupero al termine. Rago serve all'indietro Consiglio, attenzione, attaccato da Marino. Consiglio butta via la palla. Catalano, Consiglio porta via la palla a Criscuoli, il lancio in avanti poi di Troiano a cercare Cappelli, che subisce fallo, anzi commette ponte ai danni di Pommella. Sulla palla Mascolo, tanto si sta riscaldando un altro giocatore del Costa d'Amalfi, ma ha già effettuato i 5 cambi il tecnico Contaldo. Quar rimette in gioco la palla con le mani a cercare nell'area di rigore, la grande giocata e poi la palla, attenzione, rimane in area di rigore, subisce fallo Cappelli. Non era fuori gioco, la grande giocata di Criscuoli che ne ha messi a sedere due con una finta di corpo. Il cross, l'intervento subito a di Cappelli, quindi calcio di punizione per la Battipagliese. Il rinvio lungo di Gabriele Antico a cercare Edmondo Campione di testa, la tocca per Troiano, interviene Palumbo. Guarda ancora, attaccato da Rago che gli porta via la palla. Il lancio in avanti ancora per cercare Marino, ma la palla finisce in fallo laterale. Ultimi 10 minuti di gioco del secondo tempo, la Battipagliese avanti 2-0. Questa potrebbe essere una vittoria importantissima per la zebra del presidente Mario Pumpo. Con le mani ancora a servire Troiano, finisce a terra, non c'è calcio di punizione ma rimessa con le mani per il Costa d'Amalfi, anzi calcio di punizione per il Costa d'Amalfi, no, hanno sbagliato a capire i giocatori in maglia blu. Catalano riceve palla, attaccato da Diletta, gli sta portando via la palla, gliela porta via Cappelli, il tentativo di servire Campione troppo forte, il passaggio di Cappelli. Guarda, supera Rago, non riesce poi il passaggio di ritorno, ancora per De Luca. Catalano serve al Marino, arriva in area di rigore il tiro e il calcio da angolo, no, rimessa da fondo campo, il tiro di Mascolo viene prima ribattuto da Criscuolo, poi la stessa palla finisce sui piedi dello stesso numero 10 in maglia blu. Si riparte con la rimessa da fondo campo per la Battipagliese. Tocca di testa Troiano, De Luca arriva prima, ancora per Troiano, fa rimbalzare la palla a terra, mette il corpo, poi Guerrera porta via la palla a Catalano, può servire a Diletta, invece la giocata per Rago, vediamo se Rago riesce a tenere la palla in campo, troppo lungo il passaggio di Guerrera, sarà ancora rimessa in gioco con le mani per il Costa d'Amalfi. Ah,
Ancora Catalano, avanza palla al piede attaccato da Campione, indietreggia bene Cappelli, serve Marino che è solo, può avanzare attaccato da Criscolo, il passaggio per il numero 18, per il numero 17 Pommella, il cross e attenzione, si chiama la palla Antico, interviene invece De Giorgi, non si capiscono i due ed è quarto calcio d'angolo per il Costa d'Amalfi. Attenzione nel riaprire la gara con errori di disattenzione difensivi che in passato sono costati punti importanti alla Battipagliese. Ancora la palla viene messa fuori, il tentativo di tiro, viene recuperata la palla, può partire il contropiede della Battipagliese. Fagiano era fuori dalla porta, Guerrera serve De Giorgi ma è troppo lungo il passaggio, arriva la palla a Fagiano. Adesso la Battipagliese è sbilanciata in avanti, quattro giocatori oltre la linea della palla, attenzione ancora al cross di De Luca a cercare Criscuoli, riesce a capire tutto Gabriele Antico e a far sua la palla, il rinvio del portiere della Battipagliese a cercare Campione, la palla invece è troppo corta, ci arriva Palumbo, guarda viene superato Rago con troppa facilità, il cross in mezzo e la Costa d'Amalfi segna il Costa d'Amalfi, ecco qua 39esimo minuto, ha segnato Pommella il numero 17 classe 98. Rago viene superato in scioltezza dal numero 15 Catalano, la palla poi rimane dentro l'area di rigore del Costa d'Amalfi che accorcia le distanze. Abbiamo detto bisogna fare attenzione a non addormentarsi. Incredibilmente la partita si è riaperta per questa dormita generale della difesa della Battipagliese. Ancora la Battipagliese con Campione che va al tiro, ma la palla è troppo alta. Bisogna stare attenti. Calcio di punizione, fallo di Adiletta su Mascolo. Adiletta deve fare anche attenzione a non farsi ammonire. Sbaglia qui lo stesso numero 17, poi ancora si addormenta la Battipagliese. Il rinvio in avanti di Rocchino a cercare Campione, adesso la Battipagliese non deve farsi prendere dall'ansia. Avanza ancora il Costa d'Amalfi, Lettieri serve De Luca, avanza verso l'area di rigore della Battipagliese, qua interviene per un attimo Guerrera, ancora Rago a tirare sulla palla, anzi era Campione. Attenzione Guari in area di rigore, Criscuolo interviene, la palla rimane ancora in area, Marino, e c'è calcio d'angolo. Sta rischiando tantissimo la Battipagliese, sta rischiando tantissimo. Intanto viene ammonito un giocatore in panchina della Palmese, non sappiamo chi, del Costa d'Amalfi, non sappiamo chi.
stato ammonito sicuramente per proteste. Calcio d'angolo per il Costa d'Amalfi. Il cross colpisce di testa, ancora la palla arriva a Pommella, il tiro di Pommella, la palla finisce out. Due minuti al termine dell'incontro, l'Abati Pagliese è ancora avanti ma di una sola rete, 2-1 il risultato per la Batti Pagliese. Ancora antico al rinvio, campione non ci arriva, ci arriva War per primo, la palla finisce in fallo laterale, sarà rimessa in gioco per la Batti Pagliese con molta calma. Rago è qui, la regola dovrebbe essere che i racchetta palle dovrebbero far scomparire i palloni, a Batti Paglia non si usa così, si usa solo quando si è in svantaggio. Campione di testa per Guerrera, il lancio in avanti a cercare fuori gioco Troiano. Palumbo avanza, palla al piede inseguito da Campione, esce Cappelli, Pommella. Ancora per Criscuoli, il cross trova sull'esterno ancora Lettieri, il passaggio qui sulla diletta, svirgola la palla, la Batti Pagliese si sta facendo prendere forse dalla troppa frenesia. Ancora il numero 13 Lettieri, serve War, Rago si mette davanti, contropiede Batti Pagliese, 4 contro 3, Guerrera, serve Troiano. Troiano decide di andare sulla bandierina, qui subisce fallo, no, non chiama calcio di punizione il signor decimo di Napoli, si ripartirà con il Costa d'Amalfi, 4 minuti di recupero, va a terra un giocatore della Batti Pagliese, il Costa d'Amalfi non mette in fallo laterale la palla, la mette Palumbo adesso. Crampi per Troiano. Crampi per Troiano. Anzi, sono crampi per Guerrera, non Troiano. Si rimetterà la palla in gioco con Campione che darà logicamente il pallone al portiere Faggiano. Anzi, la mette sui piedi del numero 5 Vigorito. Avanza ancora il Costa d'Amalfi. Un minuto quasi passato, qui Rago fa una cosa che nemmeno in prima categoria, anzi in terza categoria fanno più, l'incrocio nel tentativo di recuperare palla, però fortunatamente la palla finisce addosso a un giocatore del Costa d'Amalfi, sarà rimessa con le mani per la Batti Pagliese, ancora con Stefano Consigli, è tornato in campo anche Ciccio Guerrera. Campione subisce fallo da War, ma l'arbitro chiama e fischia. Respira la Batti Pagliese. War di testa ancora, avanza il Costa d'Amalfi. Siamo arrivati al 47esimo e 30 secondi. Guerrera recupera palla, Troiano si deve fermare che può andare in fuorigioco, qui bravissimo Guerrera a tirare la palla addosso al giocatore di colore del Costa d'Amalfi,
sarà ancora rimessa con le mani per la Battipagliese, sarà ancora Rago a rimettere la palla in gioco. Campione in area di rigore, il tiro, la parata di Faggiano, 48esimo minuto, la Battipagliese va vicino al terzo gol con Campione, il tiro di Campione, la parata di Faggiano, la Battipagliese recupera, il Costa d'Amalfi recupera ancora palla, ultima speranza per il Costa d'Amalfi, 48-25, a Diletta subisce fallo ma l'arbitro fa giocare la palla a Rocchino, non sa a chi dare la palla, serve Cappelli, il passaggio è completamente sbagliato, Cappelli deve, può toccare solo la palla arriva dietro a Vigorito, ultimi 30 secondi di gioco, avanza ancora il Costa d'Amalfi, De Luca, la palla finisce addosso a Rago e riparte il contropiede della Battipagliese, sempre con Ciccio Guerrera, può servire Campione dentro l'area di rigore ed è ancora la parata di Faggiano al 49esimo, avanza addirittura il portiere del Costa d'Amalfi per Catalano Marino, ancora Catalano, l'arbitro deve solo fischiare, 30 secondi in più per i crampi subiti da Guerrera, il cross in area di rigore ed è fuori gioco, fuori gioco. Forse finisce qui, forse finisce qui. Ultimi secondi, negli ultimi minuti, due occasionissime per la Battipagliese. Siamo arrivati praticamente al 50esimo minuto. Ed è finita, la Battipagliese batte il Costa d'Amalfi 2-1, una vittoria soffertissima da parte degli uomini di mister Gerardo Viscido. Noi la chiudiamo qui, diamo la linea alla regia, una vittoria importante per la Battipagliese.